Ciao Fabio, buonasera. Buonasera. Senti, una serata qui con l'azienda Marini, chilometro zero, mangiare sano e quant'altro. Però per mangiare sano, specialmente in Toscana, ci vuole l'olio buono e il vino buono. Sì, sì, ci vuole l'olio buono e il vino buono. E stasera c'era però. Sì, quest'olio praticamente è stato fatto a 200 metri da questo ristorante, perché comunque gli ulivi... E noi siamo in zona Ponte Lungo. Sì, e gli ulivi sono per andare a Giaccherino, diciamo su questo versante opposto di questa, dove è dislocato il ristorante. Ecco, si parla, scusa, di difficoltà quest'anno dell'olio, però voi siete riusciti, curandolo, trattandolo, seguendolo, come giusto che sia, quasi come un bambino, a riuscire a tirare una buona produzione anche quest'anno e una buona qualità. Ma c'è riuscito, perché comunque già da luglio siamo riusciti a monitorare le olive, siccome quest'anno è piovuto parecchio e quindi le olive si sono anticipate con l'ingrossamento e quindi la mosca ha lavorato prima del previsto. E per arrivare a portare l'oliva al frantoio abbiamo dovuto intervenire, insomma si è dovuto intervenire più volte con dei trattamenti, e già da luglio, per praticamente coprire, diciamo, l'attacco della mosca fino ad arrivare alla raccolta, quindi in modo quasi maniacale si è riuscito a portarle al frantoio, e questo insomma ci dà un po' di soddisfazione. Senti, solamente questo. E poi un'attività, Fabio scusa, del frantoio che seguite anche quella direttamente voi altri. Un'altra carta vincente, diciamo, a favore nostro dell'annata è stato proprio avere il frantoio aziendale, dove praticamente ci ha permesso di lavorare le olive in tempi di record, ma soprattutto avere una pulizia, qua ritorno a dire maniacale, nel modo, diciamo, di fare l'olio, cioè pulire le macchine prima di iniziare a buttare le olive, pulire le macchine appena finito di buttare le olive, e quando il giorno dopo si riparte a iniziare a rifrangere il giorno dopo, rilavare prima, perché comunque ci può essere dei frazzi delle macchine, in modo da avere, diciamo, il primo olio che esce fuori dalla macchina subito buono. E questo ci ha premiato questa cosa, perché comunque sostanzialmente l'olio che abbiamo poi insomma è buono, non ha difetti. A vedere il successo della serata era buono. Sì, sì, ma cioè, posso dire che è buono, non ha difetti. Comunque, diciamo, io sono un assaggiatore di olio e quindi mi piace, ho passione all'olio, e quindi assaggiandolo tutti i giorni, diciamo, via via che lo facevo e tutto, posso garantire che insomma è un buon olio. Senti, e poi qui abbiamo una bottiglia, ahimè, semi vuota del vino che ha accompagnato questa serata, questo Birbante 2012, che io non conoscevo, però come dice un mio amico ha un suo perché. Ma diciamo, questo Birbante diciamo, secondo me ha fatto la sua gavetta, nel senso, sta facendo anche, diciamo, è nato senza pretese e poi, diciamo, si spera e si sta, diciamo, posizionando, insomma, con vino, perché comunque nasce, diciamo, come sfida dell'azienda. Vuole essere un vino, diciamo, un po' sfizioso, ma non vuole calcare
i vini, diciamo, super barricati, i vini che comunque però. Hanno una sua storia. Vuole, diciamo, entrare in un mercato dove praticamente non solo il legno predomina, ma predomina il terroir, la produzione, cioè le caratteristiche del territorio, le caratteristiche dell'azienda Marini, dove praticamente si fa una fermentazione esclusivamente naturale e non con lieviti aggiunti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il lievito naturale è un lievito che è solamente dell'azienda Marini, è solamente diciamo quello che nell'annata è predominante, e quindi non è detto che tutti gli anni sia il solito, e quindi dà vita diversa, insomma, al prodotto. Ogni anno è una cosa a sé, una cosa particolare, e soprattutto produce, diciamo, questi lieviti che possono essere indigeni, produce più glicerina, cioè più sostanza, diciamo che dà un po' più di struttura, è una sostanza che dà più struttura al vino, e quindi riesce ad essere un po' più sfizioso. Con l'aggiunta di merlot si riesce a dargli una struttura un po' particolare, però rispecchiando sempre il sangiovese, che è base predominante. Quindi, se vogliamo fare un Natale a chilometro zero, un posto nella nostra tavola a Natale potremmo anche trovarglielo, perché poi, fra l'altro, io mi sono anche informato sul budget che ci vuole, e il budget è irrisorio, permettimi la parola, rispetto a altre richieste che ci sono sul mercato, quindi meriterebbe forse di portarla a tavola a Natale. A me fa piacere che lei dica questo, perché comunque non spetta a me dire la bontà del prodotto, ma se lo dicano gli altri mi fa più piacere. Io posso dire che questo, anche questo, è veramente a chilometro zero, perché l'uva, parte da via Sestini e da... Sì, però diciamo l'uva era anche questa a chilometro zero. Perfetto. Perché la vigna è qui vicina. È di Ponte Lungo, quindi siamo anche in una bella zona. Via. L'azienda ha la sede... Sì, perché noi la conosciamo in via Sestini, in realtà sì. L'azienda Marini sì, è sparsa per il comune di Pistoia, fortunatamente. Sì, diciamo ha i terreni anche qui a Spazzamento, qui dove c'è il ristorante della Torretta, del Cavaliere, e quindi diciamo è proprio a chilometro zero. Benissimo, abbiamo già avuto qualche idea per il nostro menù di Natale. Io ti ringrazio, Fabio, sicuramente ci vediamo, che il vino e l'olio non devono mancare a tavola. Io auguro a tutti che non manchi, ecco, perché comunque, come è stato delineato stasera dal nostro professore, che sono due prodotti che servono tutti i giorni per, diciamo, allontanare la necessità di andare in farmacia. Meglio due bicchieri di vino al giorno e due pasticche, via. Esatto, sì. Bene, ciao Fabio, tanti auguri intanto. Grazie.